un punto di partenza. L'amministrazione di Camerota ci chiama soltanto sui problemi di spazzatura. Quando si vedono gli accordi verbali, per iscritti a parole e quant'altro, riescono a mantenerle. Il signor Ciro Trocca ha preso con noi un accordo verbalizzando, stilando un verbale, però non avallando con la propria firma sua e del vigile Giovanni Carena, per cui noi siamo a un punto di partenza. Noi siamo disponibili in qualsiasi volta loro hanno un problema a risolverlo insieme, a confrontarci. L'amministrazione invece no. Voi ad agosto non avete fatto il mercato? Ad agosto non abbiamo fatto il mercato perché abbiamo avuto un po' di buonsenso riuscendo a capire che Camerota aveva pochi posti macchina, pochi posti per il lavoro, per cui abbiamo subito la perdenza di due mercati nel cuore del mese di agosto, dove c'è più affluenza di gente, e abbiamo perso il meglio del mese di agosto, concordando che abbiamo fatto fine agosto, 31 agosto e 7 settembre. Però in ultimo su questo non c'è garantito niente, perché l'amministrazione, noi regolarmente chiamiamo il dottor Ciro Trocco, l'assessore all'attività produttiva pro tempore, regolarmente ci boicotta, non ci risponde. Ho cercato anche di mandargli dei messaggi, oggi gli farò un fax chiedendo un incontro urgente, sperando che ci rispondano questi signori. Io penso che la democrazia sia quella del confronto, ma lì secondo me questi signori pensano di prenderci in giro. Ma se lo pensi, sì, lo vogliamo. Innanzitutto c'è abusivismo. Ecco, quali erano le promesse fatte e poi non mantenute in base a quello che lei ci sta dicendo? Il servizio d'ordine e vicinanza, non trovare più macchine se non ti posteggi. Questo avviene regolarmente, chiamiamo i vice, dicono nel comito loro, non hanno la convenzione con l'ACE per i carri attrezzi. Parliamo con l'assessore, è colpa del vice, parliamo del vice, è colpa dell'amministrazione, per cui noi siamo una palla in balia delle onde, siamo in mezzo a palla rimpiattina, siamo in mezzo all'amministrazione e vice organo, siamo alla mercé di questa gente, poi noi paghiamo un posteggio, siamo regolari, mentre invece poi c'è uno spazio del mercato non riservato, fuori mercato, fuori la delineazione del mercato. Aprono gli abusivi, extracomunitari, gente non viene al mercato, viene a fare il proprio comodo, quando ci sta un po' di affluenza, quando il proprio comodo è senza essere controllato, è incontrollato il mercato. Ecco, quanti operatori siete? 45. 45, quindi un bel po', ecco. Sì, 45 per quello che quando c'è meno affluenza, però il totale il numero di assegnatari, di autorizzati siamo 60. Allora, quale appello vogliamo lanciare da questa emittente? L'assessore che sia più vigile e più disponibile con noi. Abbiamo fatto un verbale, innanzitutto lo avvali, lo firmi, che si faccia sentire, innanzitutto sia presente e non ci stacchi il telefono, quando chiamiamo non ci risponde, da sempre. Da quando abbiamo fatto l'ultimo incontro è stato il mese di giugno. Da giugno ad oggi non riusciamo a parlare con l'assessore Troccoli. I vigili comunque qualche volta, il signor Gariene Giovanni, qualche volta si è arrabbiato con noi perché abbiamo fatto un incontro e lui non c'era. Adesso c'era ma non si piglia l'impegno. Allora vogliamo capire a che gioco si gioca. Non c'è perché non è venuto, non l'hanno chiamato e si è arrabbiato. L'abbiamo chiamato, l'abbiamo dato in ballo, non si prende responsabilità. L'amministrazione ci chiama quando ci sono dei problemi e vuole che noi glieli risolviamo. Quando abbiamo noi le richieste, rimangono inevase. Vogliamo capire allora se questo paese, questo comune, la provincia d'Italia o la provincia della Padania. Questo vorremmo capire.